Signore e signori, un ben ritornato a tutti in questo nuovo episodio di Factorio, episodio nel quale ci siamo dimenticati di fare una cosa, ovvero, siccome ho iniziato la costruzione non robotica, robotizzata di un'altra schiera di pannelli solari, mi sono accorto che dove voglio fare i pannelli solari, ci sono i dirupi. E io mi sono accorto che nelle mie cose che faccio di sfere non ci sono gli esplosivi per i dirupi. Allora, quindi cosa facciamo? Li dobbiamo per forza fare. La domanda è questa: come li facciamo? Allora, ufficialmente l'esplosivo per i dirupi non è un elemento da mettere nel mall, diciamo, della guerra. Questo qua è ancora piccolino. E quindi sarebbe da mettere nel mall questo qua del civile, diciamo, di tutti gli oggetti da costruzione. Però, siccome nel mall, diciamo, della guerra, ci sono alcuni elementi che attualmente non sono ancora stati sbloccati, no, uno sì, il lanciarazzi. Ci sono alcuni elementi, di cui alcuni già sbloccati, che richiedono gli esplosivi. Per evitare di fare un crafting doppio, opterei per farli qua dentro al mall della guerra fondaio. Anche perché servono le granate, e quindi le granate, insomma. Quindi, come si fanno gli esplosivi per i dirupi? Serve il barile che si fa con l'acciaio, se non mi ricordo male. Sì, una piastra di acciaio che abbiamo già nel mall. Poi ci serve ovviamente la granata che avete visto prima, che è ferro più carbone. E l'esplosivo vero e proprio che si fa con carbone, zolfo e acqua. Lo zolfo non ce l'abbiamo, ma lo zolfo è recuperabile da GPL e acqua messi assieme. Quindi cosa facciamo noi? Avendo già in anticipo fatto una cosa molto simpatica, ovvero abbiamo portato su il collegamento del GPL, non ci resta che farlo. Quindi noi adesso cosa andiamo a fare? Andiamo a fare lo zolfo, che però, se non mi ricordo male, non ho una cosa, mi manca questa. Impianto chimico non ce l'ho, però so che è qui da qualche parte. Impianto chimico che sicuramente è qua, nella zona centrale l'ho fatta del mall. Però se ci mettessi anche due luci non mi farebbe schifo. Eccolo qua, impianto chimico. Allora, dato che non ce ne servono tanti, ne prendo soltanto due. Intanto non è una cosa molto richiesta in questo episodio. Allora, dunque, due di questi che andiamo a mettere esattamente. Allora, dunque, io opterei per mettere lo zolfo a questa altezza. Tanto non crea grossi problemi, no? Allora, dunque, quello che fa lo zolfo lo metterei tipo qua. Non è allineato per un cazzo, ma va bene lo stesso, anche perché non è giusto. Lo mettiamo qua, dai. Sì, al posto mio, esatto. No, mettiamo che tu, piccolo stronzo, fai lo zolfo. Quindi vuole acqua e gibl. Allora, l'acqua però, aspetta un po'. L'acqua aspetta un po' perché non l'ho collegata, perché sono stronzo. Quindi l'acqua dobbiamo fare questo truschino qua. Tac. No, cazzo faccio. Ok, l'acqua la facciamo arrivare qua così. Qua facciamo questo, questo. Qua partiamo sotto. Qui dobbiamo fare un sottopassaggio al volo. Eccoci qua. E qui abbiamo l'acqua. Perfetto, qua abbiamo il GPL. Ottimo. E questo qui va già bene perché lo zolfo ce lo produce. Poi lo step successivo era fare l'esplosivo, che è zolfo più carbone più acqua. Siamo sicuri? Fammi controllare. Esplosivo zolfo più acqua più carbone. Ok. Dunque, il carbone
Oh, guarda, arriva giusto giusto qua. E c'era già il carbone, quindi non abbiamo grossi problemi. Quindi qua di fianco mettiamo il secondo impianto chimico. Gli mettiamo un braccetto blu che non abbiamo. Ottimo. Quando servono le cose non le abbiamo mai sotto mano, mi sembra giusto. Giusto, non abbiamo più il braccetto blu perché adesso abbiamo quelli verdi. Bravo. Mi dimentico sempre che ho gli upgrade fatti degli oggetti e non li uso. Quindi tu ci farai l'explosive, l'explosion, quello. E come ce lo fai? Ce lo fai esattamente così. Sottopassaggio per l'acqua che verrà collegata qui in alto, tubicino di entrata e poi ci serve esattamente lo zolfo che arriva da sotto e il carbone che arriva da non si sa bene dove. Il carbone tendenzialmente potrebbe arrivare da acqua. Lo facciamo arrivare così il carbone, guarda, eh. Lo famo arrivare così perché mi piace. Quindi facciamo così. Ok, il carbone arriva. Il coso per inserire il carbone l'abbiamo messo e qua adesso non ci resta che piagne. Allora adesso il MOL diciamo potrebbe subire una leggera modifica. Adesso vediamo un attimo come procedere con la questione. Perché i nostri simpatici esplosivi sono utili per molte cose. Quindi potrei anche pensare di farli uscire su una linea dedicata, tipo se io facessi una roba del genere, potrei avere una linea dedicata degli esplosivi qua. Adesso mi manca il sottopassaggio, puttana Eva. Allora, adesso poi questa cosa qua del MOL la devo un po' modificare, ma l'idea è questa. Quindi praticamente cosa facciamo? Adesso questo qua poi lo facciamo deviare su una linea consona alle sue aspettative. Devo prendere i sottopassaggi che sono questi, che mi dovrebbero bastare. Allora qua facciamo direttamente questo, no? E poi di qua lo facciamo subito girare perché non è il suo posto questo qua. Perché adesso qua, e dico subito qua sopra per rispettare la ex simmetria del MOL, gli mettiamo cosa? Gli mettiamo due simpatiche macchine assemblatrici. Allora, una è che quasi quasi la faccio così, guarda, faccio una porcata di quelle grosse, ma chi se lo incula. Una la mettiamo qua. Sì, ci sta. E una la mettiamo. No, una la mettiamo qua e una la mettiamo qua. Perché? Allora, in una, in questa qui, tiriamo avanti. Poi facciamo. Dunque, da una gli serve il ferro. Allora, perché? Allora, questa qui gli facciamo fare il barilotto. E invece in questa qua gli facciamo fare le granate, che non mi ricordo più dove cazzo stanno. Eccola qua, le granate. Quindi qua gli mettiamo questo e qua gli dobbiamo mettere questo e qua ci deve essere per forza il ferro. Il ferro che andiamo a pescare dove c'è, eccola qua, c'è una linea di ferro qua nascosta che nessuno se l'era mai cagata. Questa qua. Che potrebbe tornarci, no, non è che potrebbe, ci torna sicuramente utile. Vediamo come farla arrivare fin là adesso, ma dovremmo riuscire a farcela. Questo salta. No, mi viene un po' complicata la questione. Allora, vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Se lì non riusciamo a farla arrivare in questo modo,
troviamo un'altra soluzione che la facciamo arrivare dall'alto. Semplice. Quindi finiamo un attimo al volo questa qua, così, tac. Qua ci mettiamo lo sdoppiators. Allora, questo qua gli serve. Dove stai? Questo. Granata ce l'hai, sì, ma non riesci a prenderla perché l'ho fatta troppo spostata. Ma non ci preoccupiamo di questo, poi ci pensiamo dopo. E il barilotto lo facciamo arrivare da sopra. Quindi è tutto regolare, tutto regolare, tutto a posto, tutto calcolato. È tutto calcolato. Questo facciamo così. Anzi, facciamo così. E qua facciamo uscire i barilotti. Perfetto. Qua ci mettiamo la cosa rossa. Questo qua che ci servirà con gli esplosivi lo facciamo passare sotto per dopo. Quindi questo pesca l'esplosivo, questo pesca questo e la granata simpatica. È una bella domanda, ma facciamo questa cosa qua con la granata, la spostiamo di uno e chi si è visto, si è visto. Signori, abbiamo appena completato la nostra simpatica progettazione degli esplosivi. Quindi non ci resta che collegare il tutto a un impianto decente che faccia cose. E siamo praticamente a posto. O quasi. Perché questa qui pesca le granate, ma non pesca i barili. Quindi devo inventarmi qualcos'altro, ma non è un grosso problema perché basta fare questa cosa qua. Ok. Facciamo questa cosa qua e qua ci mettiamo una bellissima cosa che pesca cose. Secondo me, signori, funziona. Questo lo mettiamo qua e questo lo mettiamo qua. Secondo me funziona tutto. I barili arrivano. Gli esplosivi ci siamo persi. Esplosivo? Lo zolfo ce l'abbiamo. Perché non riesce a spostarlo? Perché sono un babbo di minchia. Ho sminchiato di uno. Ma noi non ci preoccupiamo. Il modo per fare tutte le cose lo troviamo. Signori, ci salutiamo. Sposto il braccetto e ci vediamo nella prossima puntata. Un saluto a tutti. E alla prossima. Ciao ciao!